Buongiorno. Namaskaram. Namaskaram. Sono un pittore, vengo dall'Italia. Studio da anni le opere di Ravi Varma e sono venuto nel Kerala per poter riprodurre alcuni dei suoi lavori. Conosci il Malayalam, la lingua del Kerala? Mi piacerebbe, solo alcune parole, niente di che. Oh, adesso è chiaro. Venga qua. Grazie. Grazie, a presto, arrivederci. Questa è Shilpa. Può rivolgersi a lei per qualsiasi cosa. È una guida turistica. Sì. Sì. Non sapevo che conoscessi già questo signore. Non lo conosco. Si trova in quest'altra sala. Eccolo, è questa. Signore? Shilpa. Tu. Tu sarai la mia modella. Io? Riprodurrò le opere di Ravi Varma. E tu devi posare per me. Sei la modella perfetta. Sì. Sul serio? Ma non so se... Vuoi dirci che cosa è successo? Non hai più suonato da quando è morta tua moglie. Ti hanno chiesto di sposare tua figlia e adesso suoni perché sei felice. Ah sì, sono felice. Ma non per questo. Non si tratta di una proposta di matrimonio. Shilpa ha avuto una fortuna molto più grande. Buongiorno. Sta zitta, aspettate. Sapete chi è questo signore? Salve. No, chi è? È un seguace di Raja Ravi Varma. Non è un parente. No, no. Quando questo pittore farà rivivere i dipinti del grande Ravi Varma, mia figlia gli farà da modella e diventerà famosa in tutto il mondo e sono felice. Per questo suono, perché tutti conoscano la mia gioia. E così ora abbiamo imparato tutto l'alfabeto. A questo punto è necessario che vi esercitiate a scriverlo tante, tante volte, capito? E attento, qui devi allungare un po' e devi accorciare. Molto bene, per oggi la lezione è finita. Adesso devo insegnare un po' di Malayalam a questo straniero. Su, vieni, andiamo, andiamo, andiamo fuori. Kaika kaika na! Kaika kaika nya! Daita daita na! Pai babai pama! Pai babai pama! Yara lava sha sa sa! E cha! E tra! E gna! Chissà se riesce a imparare almeno l'alfabeto. Non ti devi preoccupare, Lorenzo. Nemmeno gli indigeni conoscono bene la nostra lingua. Povera me. Riuscirò mai ad insegnargli il Malayalam? Per imparare la nostra lingua devi conoscere dei personaggi famosi. Conosci il nome di qualche politico? No, conosco solo Sonia Gandhi. Ah. Lei è italiana come me. Ok, conosci Mr. Achundanandan? Achundanandan? No. No? Lui è il nostro premier. Ok, conosci qualche attore? Ah, i vostri attori del cinema. Mr. Mamiuti, Mr. Manotti, Mr. Amida Pasha, Mr. Yashar Rai e tanti altri. Io preferirei conoscere qualche attrice. Ma che allievo sciocco, gli interessano soltanto le attrici. Vieni, avanti.
Ma cosa vuoi? Allora? Ehi, tu! Che stai facendo, eh? Sì! Ti approfitti delle ragazze di buona famiglia con la scusa di far loro dei ritratti? Non è questo che hai in mente? Guardi che si sta sbagliando. Senti, qui siamo nel Kerala. Lascia stare le nostre donne. Capito? Ma non è come pensa. Ti sembra questo il modo di trattarlo? Ti ha messo gli occhi addosso. Aspetta, aspetta, mi ascolti. Si tratta di un malinteso, non è quello che pensa. Glielo smettila, assicuro. Li conosco non bene. Non c'è niente tra noi, tutti vuole uguali. Capire? Io sono un pittore, sono venuto qui per dipingere dei quadri. Stop! Siri, lui mi paga per fargli da modella. Non faccio niente di male. Ah sì? E tu per soldi ti fai vedere così? È un lavoro come un altro, non ti immischiare. Ah, bel lavoro mostrarsi mezza nuda a un forestiero. Vergognati. E tu? Perché dipingi soltanto donne? Cosa hai detto? Eh? Vieni! Ehi, lasciami! Vieni, aspetta, che hai paura? Vieni qui, ecco, fare? Guarda, è solo acqua! Ma sei pazzito, e adesso ti metti lì in posa e io ti faccio il ritratto! No. Tu, muoviti! No, va subito dentro! E vestiti! Aspetta, guarda che il quadro non è ancora allora, finito! Non hai guardato abbastanza, ancora forse! Finirlo. Se sei tanto bravo, usa l'immaginazione, chiaro? E non cercare di fare ancora il furbo! Tu, fila dentro basta, e fai prego. Come ti ho detto! Aspetta, vieni via! Lascialo. Devi lasciarlo perdere! I forestieri vogliono solo una cosa, Shilpa. Tutte le scuse sono buone per rimorchiare una ragazza. Ti sembra bello accogliere un artista in questo modo? Vuole riprodurre il famoso quadro di Ravi Varma, Madonna che fa il bagno, gli sto facendo da modella. Per me è un'occasione importante e non voglio sprecarla. Questo lo vedremo. Ehi, zio. No? Perché strilli? Vuoi farmi prendere un colpo? Per mia fortuna ci sento benissimo. È il cuore che ha dei problemi. Lo sapevi che Shilpa fa la modella per quel pittore? Le ho dato io il permesso. Non capisco perché ne fai un problema. E sapevi anche che avrebbe posato seminuda per il quadro di quel forestiero? Ora è tutto chiaro. E tu sei arrabbiato per questo. Ascolta, con questo lavoro potrà guadagnare un bel po' di soldi, capisci? E tu per i soldi le permetti di fare queste cose? Ma che cosa dici? Per chi mi hai preso, Sri? Non sono un padre così scriteriato. E ho permesso di posare per la riproduzione di un famoso dipinto del grande Ravi Varma. Non l'ho mandata a fare la coniglietta in un resort alla moda. E tu lo sai. Sono vecchio e stanco e come se non bastassi ho il cuore malandato. Purtroppo non sono più in grado di prendermi la responsabilità della famiglia. All'inizio non volevo accettare, invece poi sì. Allora? Che cosa stai facendo? Ecco, fratello caro. Vuoi rovinarti la reputazione uscendo con lei, eh? Ma che cosa dici? Vuoi convincere anche mia sorella a posare seminuda per quel pittore? Hm? Ci siamo incontrate nel tempio. Vai subito a casa e non farti più vedere in giro con lei. Via. Ma che cosa ti succede? All'inizio non ci volevo credere, poi ti ho visto lì. Come hai potuto? Come hai potuto farlo, Shilpa? Mio padre è vecchio e malato e non abbiamo abbastanza soldi. Il fatto è che ho paura di perderti. Avevamo fatto tanti progetti, avevamo tanti sogni, li hai dimenticati. Tu non capisci. Ehi, non piangere, su. Come possiamo vivere suonando il tamburo? Sto facendo questo per avere una vita migliore. Adesso calmati. Avanti. Si guadagna una vera miseria di insegnare il Malayalam ai bambini del posto. E anche se mi affanno tutto il giorno, non c'è verso di far entrare qualcosa in quelle zucche vuote. Sono sicura che all'estero il mio lavoro sarebbe più apprezzato. Chissà se lo straniero mi porterebbe con sé. Ah, che bello sarebbe, mio dolce straniero, partire con te, con te. Nella tua terra vorrei restare sola con te, sola con te. Oh, dolce straniero, che bel sogno. Thank you.
smettila di suonare, zio. Perché? Che succede? Con la scusa di farle il ritratto, quel pittore straniero la tocca e la imbratta con i colori. Sri, cos'è questa storia? Ne sei proprio sicuro? Certo che ne sono sicuro, e le cose non possono andare avanti così. Andiamo insieme da lui, deve darci delle spiegazioni. Certo, se le cose stanno così, vengo con te. Solo perché un artista non può far tutto. Lo farò smettere di dipingere e lo rispedisco nel suo paese. Shilpa, io sono il pennello. E tu? Tu sei i miei colori. Insieme noi daremo vita ad una nuova creazione. Sarà meravigliosa e diventerà famosa in tutto il mondo. Sarà la perfezione. Per dire mamma, amma. Ma? Ma. Cosa? Bacio. Mi scusi. Voi stranieri sapete parlare solo di amore e baci. Va bene, va bene. Adesso scrivi qui. Che belli questi fiori. Qual è il loro nome? Mi scusi. Sono fiori del Kerala, Picchipuvu. Si chiamano Picchipuvu. Che bel nome. Piccia. No, no, non piccia. Ascolta come lo dico io. Picchipuvu. Piccia? No, il suono è diverso. Picci. Questo è un osso duro. Il suono è C, non è tanto difficile. Picci. Ripeti, picci. Piccia. No, piccia. No. Ma questo come lo insegno il Malaya? Ma non capisce niente. Forse ho un'idea. Non avere paura, non ti faccio niente. Su, dai. Ci! Così, esatto, ora ripeti, fallo di nuovo. Lo sapevo che ci saresti riuscito. Bastava solo un po' di buona volontà. Adesso prova a dire picci. Su, avanti, avanti, dai. Ci! Sì! Pi. Ci! Bravo, hai visto? Questo lo porterò sempre in tasca con me. È soltanto un filo d'erba. Questo filo d'erba è stato davvero molto utile. In questo modo la vostra lingua diventa molto facile da imparare. Certo, se per fargli dire una sola parola l'ho dovuto costringere a starnutire, che cosa mi dovrò inventare per tutte le altre? Non voglio pensare alla fatica che mi aspetta. Però almeno è molto simpatico. Ma perché ti arrabbi così tanto, Sri? Non conosci la storia di quel quadro, per questo ti comporti così. E quale sarebbe questa storia? È uno dei quadri più belli di Raja Ravi Varma e il più importante. È la donna che fa il bagno. La regina sta andando a palazzo dopo aver fatto il bagno, coprendosi il corpo con un velo. Ma il velo le scivola dalla spalla e con quello anche gli altri vestiti. Ho capito, l'idea dell'artista è geniale, sentiamo il resto della storia. A questo punto la regina si china e raccoglie gli indumenti caduti. Ma proprio in quel momento qualcuno la chiama dal palazzo. Lui non finì mai il quadro perché morì. È un capolavoro incompiuto e dopo tanti anni un pittore italiano vuole riproporlo al mondo finito. Fine della storia. Shilpa, ogni volta che stai lì in posa per realizzare il sogno di Ravi Varma e dello straniero, distruggi un pezzetto del nostro sogno. Non lo dimenticare. Sono Sudharman, un pittore del palazzo di Kilimanur. Che ci fai qui? Anche Ravi Varma incontrò una modella speciale. Il nome di quella donna era Sunganti. La sua bellezza era straordinaria come la tua. E questo cosa c'entra? C'entra e come? Durante la realizzazione del quadro, Raja Ravi Varma si innamorò di Sunganti. E anche lei lo amava profondamente. Perché ci racconti queste cose? Perché ieri l'astrologo ha avuto una visione, senza cadere in trance. E cosa ha visto? Ha visto Sunganti e Ravi Varma di nuovo insieme. Si sarà sbagliato. L'astrologo non si sbaglia mai. Mi trovavo con lui quando ha avuto la visione. Una nuova Sunganti e un nuovo Ravi Varma. Ma insomma, perché viene a dirci queste cose? Tu vuoi essere la nuova Sunganti e tu il nuovo Ravi Varma, vero? No. Ti dico l'ultima cosa. L'unione tra Sunganti e Ravi Varma non finì bene, perché i due innamorati si lasciarono. Le piace questa storia, signor Fabri? Un tempo Sunganti e Ravi Varma
Oggi Shilpa e Fabri. Mm? Vieni. La prego, voglio sapere solo la verità. Quello che vi hanno detto corrisponde esattamente al vero, non vi hanno mentito. Ravi Varma e Lorenzo hanno un quadro astrale che è quasi identico. Solo il mio guru è in grado di sapere qualcosa di più. C'è qualcosa che non va? Io non posso dire altro, dipende tutto da Dio che è sopra ogni cosa. Manur è un grande astrologo e potrei sentire lui. Farà un rito speciale. Come speciale? È finito, potete alzarvi. Andrà tutto bene. Vieni. Guarda, guarda Venere che brilla per noi. Ehi, ma è bellissima. Quella stella somiglia a te. Salve ragazzi, io sono il maestro Villampara. Scusate il disturbo. Salve. Piacere. Salve. Molto lieto. Sono venuto a cercarvi per porgervi i miei auguri per il suo lavoro e per il vostro futuro. Ecco, volevo mostrarvi i miei lavori. Ed in particolare volevo portarvi in dono questo quadro. È per noi? È l'albero della vita. Oh, l'albero della vita. Spero tanto che vi piaccia. È meraviglioso, ecco, guarda. Bellissimo. Grazie. Coprirti di baci, voglio stringerti forte. Voglio coprirti di baci, voglio stringerti forte. Amore mio, dentro gli occhi che hai, così dolci di sé. Shilpa! Oh no! Che c'è? Che cosa è successo, Shilpa? Vattene, Sdri mi aveva messa in guardia! Sei un bugiardo! Oh. Chi è quella donna? Lei è... Era la mia ragazza in Italia. Con quanta facilità dici la mia ragazza? Abbiamo vissuto insieme solo un anno. Va bene,
Così vivevate insieme. Fino a un secondo fa dicevi di essere innamorato di me. No. Non ti vergogni? No, 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 non è vero, Shilpa. Non è così. Io ti amo. Non posso amare una persona che ha amato un'altra donna prima di me. Non lo capisci? Eravamo solo amici. Eravamo solo amici. Baciare una ragazza in pubblico e vivere sotto lo stesso tetto, tu lo chiami solo amicizia? Ma è normale. Funziona così in Europa. No, funziona così. Così dobbiamo lasciarci. Non posso accettare la tua cultura. Shilpa, no, Shilpa, ascoltami. Ascolta, in quasi tutto il mondo funziona così. È una cosa normale, ascoltami, ti prego, lo fanno tutti, è normale. Lei è solo un'amica, ma tu diventerai mia moglie. In Italia e in Germania funziona così. È normale che due persone si bacino in pubblico e decidano di vivere insieme. Ma questo non significa che devono sposarsi per forza. Per il tuo pittore, quella donna può essere soltanto un'amica, niente di più. Stai dicendo che quello che ha fatto non è sbagliato? Figlia mia, lì queste cose non funzionano come nel Kerala. Da noi c'è l'incontro con i genitori e si fissa la data delle nozze, ma queste usanze non fanno parte della cultura occidentale, danno più importanza ad altre cose e hanno dimenticato le vecchie tradizioni. Ti spiego come funziona lì. Diventano buoni amici per circa un annetto, allora si baciano e si abbracciano in pubblico. Poi vivono insieme per un altro anno, anche di più. Solo dopo questa prova decidono eventualmente di sposarsi, capito? Però ora anche da noi le cose cominciano a cambiare. Non me ne importa niente, per me è come se lui fosse sposato con quella donna. Ciao, Shilpa. E non fuggire, ti posso spiegare, Shilpa? Non siamo in Italia. Io non posso accettare dei costumi che non sono i miei. Me l'hai già detto. Anche se le nostre culture sono diverse. Prima amavi quella donna, adesso ami me. E domani ne amerei un'altra. Ho rovinato la mia vita per amare te, ma adesso basta. Cosa dici? Non mi interessano i tuoi discorsi. Non mi adatterò mai alla tua cultura, visto che tu non hai rispetto per la mia. Shilpa! Ti prego, aspetta! Lasciami in pace! Un anno dopo. Edizione straordinaria! Damayanti è sparita! Damayanti è sparita misteriosamente! Forse è stato l'amante. Ma chi è Damayanti? Una persona famosa? Allora sì. Oggi venderai tutti i giornali. Fammi vedere. No. Magari è una bellissima attrice. Chissà se no, c'è la fotografia. Signore, non si tratta allora di un'attrice. È il nome di un quadro famoso del grande pittore Ravi Varma. E dov'era il quadro? L'hanno rubato dal museo del palazzo. Ah, è un quadro. Allora non mi interessa. Tieniti il tuo giornale, come andiamo. Come vuole, signore. Vorrei sapere cosa succede nel nostro stato. Per prima cosa quel furto in un sacro tempio, poi una rapina in banca. Ora hanno rubato addirittura un quadro di Ravi Varma dal museo. Ha telefonato il governatore ed è furibondo. Sì, ma il caso non è di mia competenza. Tocca al ministro della sicurezza far luce su questo caso e recuperare il quadro. Certo, ed è già stata avviata un'inchiesta. Il quadro deve saltare fuori. Ah, dovete trovarlo voi. Non spetta certo a noi indagare sul caso. Quel quadro deve tornare immediatamente nel museo. Non è possibile che portino via le nostre opere sotto i nostri occhi. Il governatore ha detto che vuole far riprodurre il dipinto. Questa è una buona idea. Daremo l'incarico di riprodurlo al secondo Ravi Varma. Il secondo Ravi Varma? Proprio così. C'è un artista straniero che dipinge esattamente come il nostro grande pittore. Non mi ricordo bene il nome. Larry Becker. Né Larry né Becker. È Lorenzo Fabbri. È stato qui l'anno scorso. I quadri che ha fatto con una modella del Kerala sono famosi in tutto il mondo e hanno avuto riconoscimenti internazionali. Allora cosa aspettiamo a chiamarlo? Il quadro Damayanti deve tornare al suo posto, nel museo del palazzo. Certo. Non è conveniente far venire quell'italiano. Chissà quanti soldi ci chiederà per fare la copia di quel quadro. La nostra polizia sa fare il suo lavoro. Non l'ho mai dubitato, ma per ogni eventualità facciamo riprodurre il quadro a quel Fabri. Thank you.
Oh! Benvenuto. Namaskar. Prego, venga. Piacere di presentarvi Shilpa, la nostra guida turistica. No. No. Forza, suonate. Questo è il mio paese. Vuoi rovinare la mia vita un'altra volta? Basta con queste foto, prendi i bagagli. Sri. Che cosa c'è, Shilpa? Non lo sapevi che l'italiano era l'ospite d'onore? No, non lo sapevo. Ora che lo sai, dovresti rinunciare all'incarico, è la cosa migliore. Questo è il mio lavoro. Allora lascia anche il lavoro. Restare qui è pericoloso per te. So badare a me stessa. Devi fare quello che ti dico. Vieni subito via di qui. Quello che dici non ha senso. Non ho intenzione di rinunciare al mio lavoro. Ti posso lasciare qui da sola? Cosa racconta mio zio? Sri, non ti devi preoccupare per me. Io faccio solo il mio lavoro. Ti ho detto di venire con me. Lasciami stare! No, il materiale che stavo aspettando non è ancora arrivato. E per di più non mi sento nemmeno tanto bene. Sì, dannazione. Che posto incantevole. Conosce la nostra lingua? Crocin. Ah, il merito è tutto mio. Quando inizierai il quadro di Damayanti? Non riesco a concentrarmi. Sei stato invitato qui dal governo e hai la grande responsabilità di riprodurre il quadro rubato. Ne va del prestigio del governo. Questa è l'occasione della mia vita. Prima che il signor Fabri finisca il quadro, devo trovare l'originale che hanno rubato al museo e assicurare il ladro alla giustizia. Così avrò la promozione. Su, andiamo. Sì, signore. Vedi tu? Bene. Vai. Salve, Jackson. Ah, ciao. Lorenzo, ti presento Candy, una brava giornalista. È un vero piacere. Molto lieto. Salve. 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 Buonasera. Che bel posto. Grazie. Salve, come va? Tutto a posto? Sì. Bastardo. Vieni qui, disgraziato. No! Lascialo stare, Sri. Lascialo stare, mi fai fare una figuraccia. Stai rovinando il mio lavoro. Ma non ti rendi conto che è un ospite del nostro governo? Sta attento a te. No, no, lasciala. Ah, vai al diavolo. Idiota! Hai scatenato una rissa nel ristorante. Potrei sbatterti in prigione. Signore, non ho fatto. Lo sai una. A chi hai messo le mani addosso? È un ospite del governo. Per me è solo un bastardo. Per quale ragione Sri ce l'ha tanto con Fabri? Sri è il promesso sposo di Shilpa. Lei fa la modella a Fabri e lui non è d'accordo. Buongiorno. Buongiorno. Il pittore italiano.
Ha deciso di studiare la musica del Kerala. Conosce un bravo musicista? In città ci sono molte scuole di musica e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ah, no, vuole delle lezioni private. Oh. Signora, c'è una persona che fa il caso suo. Abita qui vicino. E chi è? Lo chiamano sempre in TV per fare il giudice nei reality show. Ed è anche un bravissimo compositore. Anzi, il migliore, sì. Ha scoperto parecchi nuovi cantanti. E grazie a lui ora sono famosi. Ci vorrebbe un giorno per elencarli tutti. E molti nomi nemmeno li ricordo. Ma se glieli chiede, sarà felice di dirglielo. Sarà davvero entusiasta di lui, signora. Anche se non è tanto famoso, è un grande maestro e il suo nome è Puvar Pukuti. Mi fa sol, do, re. Ma che ti fai rosso quando mi vira? L'ultima volta il tuo seno non era così grosso, ma invece è bella grossa, grossa. No, non ti fai rosso quando mi vira. Pare una fravoletta. Sei qui? Chi è? Ti ho cercato dappertutto. Oi, hai smesso di fare il paparazzo e ti sei andato al teatro per caso? Niente affatto. Adesso sei tu che devi recitare una parte, amico mio. Che imbrogli hai combinato? Non sei stanco di fare il pescatore? Sì. Allora ti trasformerò in un musicista e maestro di canto. Ma se quando canna scappano tutto quanto? Scappano. E allora che ci fai con l'armonium? Ah, questo è un armonium. L'ho ripescato ieri dal lago per vedere cos'era. Non sapevo che fosse un armonium. Ascolta, questa è la grande occasione della tua vita. Che cosa? D'ora in avanti tu sarai il maestro Puvar Pukuti, l'insegnante di musica dello straniero invitato dal governo. Mi sento solamente puzze guai. Pensa al profumo dei soldi. Su, vieni. Vedi, io vorrei tanto conoscere la vostra musica per poter comprendere meglio la cultura di questo paese. Il maestro sta arrivando. Oh, finalmente. Sì, torni, dammi vada. Senta, non mi voglio trovare nei guai per colpa tua. Devi essere soltanto credibile. Appena mi chiederà di suonare qualcosa, scoprirà un brodo. Ti dico di no. Quello straniero vuole diventare un artista a tutto tondo ed è disposto a pagare bene. Quando vuoi, tu sei molto più furbo di me. Vabbè, io ce la metto tutto, ma se finisce male farei i conti con lui, capito? Tranquillo, non ti preoccupare. Namaskaram. Certo. Namaskaram. Oh, chi l'avrebbe mai detta? Ha davvero una pronuncia perfetta. Te l'avevo detto che impara in fretta. Troppo. Oh, lei è il famoso maestro. Da che scuola maestre viene? Vuole sapere chi è stato il tuo guru. Oh, il guru Sri Narayana. Oh, Sri Narayana. Non quello. Ti ha chiesto chi ti ha insegnato a suonare, idiota. Oh, ma certo, è stato mio padre. Adesso è morto il grande musicista Vasudevan. Vasudevan? Non l'ho mai sentito nominare. Non è colpa mia se sei ignorante, ma da che parte stai? Vuoi fare spalla, sì o no? Maestro, lei suona molti strumenti. Beh, che dipende. In India avrete senz'altro anche la tromba. Ma no, ti ha chiesto se sai suonare la tromba. Oh, tutte le volte che posso. È il suo strumento preferito. Ma non pensa, c'è niente di meglio come una bella trombata. Quella sì che è musica, amico mio. Che dici? Zitta, zitta. Cosa? Ma sì, ma chiesto tu, proprio mi scusi, tu. Il maestro si esprime in modo strano, forse non ho capito bene. Gli artisti sono così, lui è un grande musicista, forse il migliore di tutto il mondo. Congratulazioni, è un grande onore conoscerla. Sì, certo. E mo che pozzerisce la chiste, eh? Ebbene, voi potete andare, adesso noi due ci dobbiamo immergere nel quando mondo ti immergi, della musica. Fa attenzione alla parrucca, perché mi è costata un occhio della testa. D'accordo, Yam a fatica. Bisogna fare attenzione, è uno strumento delicato, capite? E quindi? Beh, anche gli strumenti hanno un'anima e bisogna entrare in sintonia con loro. Ecco, metti la mano là. Devi muoverlo. Sì, ho capito. Ok. Più delicato. Senti cosa facciamo ora, eh? Ti insegno una canzone che va bene per tutte le occasioni. Così farai una bella figura nel tuo paese. Perché? Poi son Ghigli che non riesce a farsi capire. Tu vuoi cantare oppure no? Sì, cantare. Ho detto che ti insegno una canzone molto bella, hai capito, mo? È tutto chiaro, eh? Ok, sentiamo. Kaki kaki ka ka kaki 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 ka 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 ku kaki ka ku kaki ka ku. No, aspetta un momento. No, non è così. No. Aspetta. Stamma a sentire. Non stamma buone, capito? Ce n'ha mai. Forza, ce n'ha mai. Che ho già fatto male per essere punito in questo modo. Si stamma qua. Corriamo il rischio di fare degli incontri sgradevoli, capito? Forza, andiamo un cenno. Ambrose, muovete, forza, muovete. Mannaggia.
perché te ne stai qui tutto solo? Dai, usciamo. No, Jackson, non ne ho proprio voglia. Preferisco stare qui. Andiamo, dai. Non insistere. Ok. Vairayam kuriyam chayam thedumudal adilen virale meetu premagasal akali ninnolugi vannu njan mathura nadanjali en hrudaya chaya dalam tannil oru nirakkaazhchayallo nee ciao. Shilpa. Ti ricordi ancora il mio nome? Shilpa. Lasciami in pace. Sto cercando di dimenticare. Va bene, Shilpa. Dimentichiamo il passato. Ricominciamo tutto da capo. Per te sarà anche facile dimenticare. Voi europei non conoscete il valore delle relazioni. Stai calma, tesoro. Sta calma. Sto cercando di dimenticare. E invece tu sei tornato. Tu hai fatto di me un pittore di fama mondiale. È vero, ora sei un pittore famoso, sei stato premiato. Sei il nuovo Ravi Varma, ma a causa tua io ho perso tutta la mia storia. No, piccola mia, tu non hai perso niente. Per te, per la tua cultura, forse non sarà successo niente. Ma per una ragazza del Kerala, certi valori sono sacri. Come Chiritram? Per noi quella parola ha un grande valore, ma tu non lo puoi capire. Ehi, Matai. Ehi, Matai, ti si vede il nostro pittore? Tutto bene? Che cosa significa Chiritram? Chiritram significa anche storia. Ad esempio, Mahatma Gandhi è il padre ed è considerato il padre della nazione indiana. Jawaharlal Nehru è stato il nostro primo ministro. Questa è storia nel senso più puro, ma non è facile spiegarlo. No, no, non è che così. Che vuoi dire? Shilpa ha detto che per colpa mia lei ha perso tutta la sua storia. Beh, quella parola significa anche candore. E quello gliel'hai preso tu, furbacchione. Significa questo? Sì, hai capito bene. Storia. Verginità. Che c'è? Ecco, Fabri, voleva sapere il significato di Chiritram. Non hai niente di meglio da fare? Beh, l'argomento mi interessa, visto che ormai sei storia antica. Cretino. Volevo dire ex vergine. Imbecille. Ti prego, Shilpa, ascoltami. Che cos'altro vuoi? Io voglio finire il dipinto. Il grande sogno incompiuto di Ravi Varma. Il capolavoro. Mi daresti una mano? Dove vuoi arrivare? Ti prego, posa ancora per me. Non ti è forse bastato? Ti prego, ascoltami. Vuoi che si ripeta ancora quello che è successo? Sì, 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 Annalisa. D'accordo, ti aspetto. Fai buon viaggio, eh? Ciao, 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 ciao. Ciao. Oh, Matai, ma che ci fai qui? Passavo di qua. Senti, mi piacerebbe saper disegnare. Mi insegni a farlo? Non è mica facile come sembra, eh? Chi è questa bella ragazza? Questa è mia sorella, Annalisa. Scusa. Sta venendo qui in vacanza. Viene qui in vacanza? È molto più bella di Shilpa, questo è innegabile.
സ്വർണത്തിൻ കളിത്താമരപ്പൂവേറും മനോഹരി ഈ സഞ്ചാരസ്വരം മൂളിവണ്ടിൻ ദാഹം മാറ്റുമോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ പട്ടുനൂലിൽ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ടു തുന്നി ലീലാലോലേ നിൻ തൂമാറിൽ പ്രണയാഞ്ജലിയായി ഇനി ഞാൻ ചാർത്താം മൗനത്തിൻ മാറാല മാറ്റി സ്നേഹത്തിൻ പൂന്തേരിലേറി ജന്മത്തിൻ നിറക്കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്നീ കാലത്തിൻ കൈത്താളമായി നാണത്തിൻ നീർപ്പന്തലേറി ജാലത്തിൻ കളിക്കൂട്ടുകാരാവരം ഞാൻ ൂവേറും മനോഹരി ഈ സഞ്ചാരസ്വരം മൂളി വണ്ടിൻ ദാഹം മാറ്റുമോ di rivederla presto. Grazie infinite, arrivederci. Buongiorno, signori. Buongiorno, dov'è lo straniero? Quale straniero? Mi riferisco a quel pittore italiano. Ah, il signor Fabri. Proprio lui, gli farò smettere di dipingere oggi stesso. C'è qualche problema, signore? Abbiamo appena avuto una soffiata sul quadro rubato dal museo del palazzo. Continua tu, coraggio. Siamo venuti qui per interrogarlo. Ma, signore... Ci penserò io a fargli vuotare il sacco. Qual è la sua stanza? È la 501. Ah, fermati. Sì. Vieni qui.
Dove vorresti andare? A interrogare il forestiero. No, ci penso io a interrogarlo. Tu rimani qui. Se per caso cerca di tagliare la corda, devi trovarlo e arrestarlo. Sì, e guai a te se lo avverti. Dicono che l'attacco è la tecnica migliore. Vediamo se funziona anche con questo straniero. Tu hai avuto sempre a che fare con la polizia europea. Non sai di che pasta sono fatti i poliziotti qui da noi. Tu! Oh, non volevo dire queste cose, scusami. Se non mi aiuti, non mi daranno mai la promozione. Oh, Saib, Martadam è solo un povero poliziotto. Ti prego, Saib, aiutami. Ma per carità, si alzi. Cosa posso fare? Sta a sentire, se tu non mi dai una mano, mi gioco gradi e promozione. Ma in che modo? Beh, ecco... Se non trovo l'originale, posso sempre spacciare per vera una copia fatta da quest'uomo, così i miei capi saranno contenti. Saib, soltanto tu mi puoi aiutare. Tu sei un grandissimo artista. Il governo ti ha fatto venire qui per riprodurre un quadro rubato. E dato che il governo ti paga molto bene per fare una copia di quel quadro, cosa ti costa farne due? Così puoi darne uno anche a me. Perché? Vuole un quadro anche lei? Perché così mi danno la promozione. Ah, la percentuale. Ma che percentuale è percentuale? A questo fa finta di non capire. Ti prego, Saib, dovresti farne uno uguale anche per me. Uno così. Saib, io voglio un quadro. Io voglio un quadro. No, come è fresco, questo. Non lo tocchi. Io voglio un quadro, no. Come questo, io uno anche per me, così i miei superiori saranno contenti e mi daranno la promozione. Ma che furbo. Mi dispiace, non ho tempo. Per favore. No, non ho tempo. Ma cosa ti sei messo in testa? Credi che io non riesca a trovare un quadro rubato? Tu sei venuto dall'Italia e hai riprodotto i quadri del nostro grande Raja Ravi Varma, Sakuntala, Damayanti, la donna che fa il bagno, che ti ha reso famoso nel mondo, e adesso che sei diventato ricco non ti importa più di noi? Prima fingi di non capire, poi dici di non aver tempo. Sei un ingrato presuntuoso. Sai che ti dico, Saib? Sei un mangiamaccheroni, un suonatore di mandolino, un pulcinella, un pusillanime, un maiale! Se lo vada! Che fai qui? Mi allacciavo una scarpa. Inventane un'altra. Chiedo scusa, signore. Voglio la verità. Hai sentito qualcosa? No, sì, signore. Ma non ne conosce qualcuna più pesante? Se intende una parolaccia più pesante, magari anche nella sua lingua, potrebbe funzionare molto meglio di quanto non crede. Per impararne altre dovrei andare in Italia. Non è necessario, le puoi imparare anche qui. Matai ha sempre una soluzione. Ah, sì? Conosco la persona che può aiutarla. Allora portami da lui. Una volta ero professore di arabo. Quando qualcuno doveva andare a Dubai o nei paesi arabi, veniva da me per imparare quella lingua. Poi sono andato in Italia e così ho imparato anche l'italiano, ma non avevi soldi per tornare indietro. E sono rimasto lì a lavorare per un po' di tempo. È stata una vera fortuna, perché ora vi posso insegnare quella lingua. Molto bene, scrivete buongiorno. Ma che cosa significa? Non sai che significa? È la parola che si usa in Italia per dire namaskaram, capito adesso? Quindi buongiorno significa, certo, anche good morning. Se significa namaskaram, significa anche good morning. Se volete conoscere bene una lingua straniera, dovete imparare ogni giorno almeno 10 parole nuove e ripeterle buongiorno. Sei sicuro che conosca anche le parolacce? Sicurissimo, non ti porterei da lui. Bene. Su, entra. Non mi interessa se è un ministro, non ho tempo per lezioni private. No, nei corsi regolari non ci sono più posti. Salam aleikum. Accomodatevi. È questa la persona di cui sì. mi parlavi? È lui l'insegnante di cui mi parlavi? Sì. Ma non si veste all'europea. Questi abiti sono molto più comodi. È vero. Lui è un poliziotto. Non mi interessa chi è o che cosa fa. Qui pagano tutti uguale, non faccio sconti a nessuno. Il prezzo non è un problema, gli hai chiesto uno sconto. Gli ho consigliato io di venire qui. Sia ben chiara una cosa, la mia preparazione me la sono sudata. Quando sono andato in Italia ero un clandestino e mi sono adattato a fare qualsiasi lavoro con molta umiltà. Ho fatto il cuoco, il cameriere, il lavapiatti, il benzinaio, il facchino, il muratore, il barista. E l'elenco non finisce qui. È così che mi sono guadagnato il permesso di soggiorno e il rispetto delle persone. Ora, durante le mie lezioni, nessuno osa fiatare. Insegnare è una missione, ma è anche un lavoro faticoso. Sono d'accordo. Bisogna sapersi imporre. Esatto. Sono sicuro che noi due ci intenderemo alla perfezione. Fila in classe. Che ha detto? Che c'è? Sta parlando con me? Ho detto fila in classe. Io non vedo nessuno. Ti ho detto di andare in classe. Oh. Anche tu devi ubbidire come gli altri. Oh.
Pronto? Pronto? Sì, certo, sono sempre pronto. Non c'è niente da ridere, smettetela. Maestro, mi insegna qualche parolaccia un po' pesante? Questa è una scuola seria. Se sei venuto qui per imparare le parolacce, hai sbagliato indirizzo. La prego, me ne insegni qualcuna. È una questione d'onore. Devo lavare un'offesa. Oltretutto io le pronuncio male. Strunzo. Figlio di buona donna. Una un po' più figlio pesante. Figlio di bottana. Figlio bottana. Di bottana. Bottana, così? È una più pesante ancora. Invece di bottana puoi dire mignotta, sempre puttana. Ah, figlio di mignotta. Non mignotta, mignotta con l'O. Mignotta. Bravo, vedo che sei sveglio. Voi invece scrivete quello che vi ho insegnato ieri, forza. Come pagnotta. Tu vai in Italia per stare con tua moglie. I love you. È un'altra parola. Significa ti amo. Giù le mani. Puoi anche dire buffone, burino, imbecille, porto sfigato. Aspetti, ne ho abbastanza per umiliarlo. Figlio di mignatta. Cosa? Bastardo, rimbombone, figlio di poltrona. Vada come parli. Burrone, sfogone, porco buffone. Ma che ti prende? Dai numeri. Imbecille, disgraziato, idiota. A me. Stupido! L'unico stupido, buona amica, sei tu! Imbroglione, furfante, delinquente! Basta, smettila! Lurido porco! Tu sei un porco! Lavativa parassita! Mentecato! Maiale! Buffo! Imbroglione! Imbroglione, tu sei un imbroglione! Ah, me le sono ricordate tutte! L'ha distrutto! Ah, sono grande! Cornuto! Maiale! Oggi raggiungeremo l'hotel Orchidea Calam. È un posto da favola. L'anno scorso Lorenzo e Shilpa si sono lasciati proprio lì, giusto? Allora dobbiamo fare in modo che quei due si incontrino e che tornino insieme. Ehi, amico, svegliati. Ehi, dobbiamo scendere, siamo arrivati. Su, andiamo. Scendete, scendete. Da questa parte. Prego. Su, vieni. Grazie. Vieni. Certo, va benissimo. Nessun problema, ok. Ah, ciao Candy, tutto bene? Com'è andato il viaggio? Bene, ma tu dedichi tutto il tuo tempo a preoccuparti per gli altri. Anche tu hai il diritto di essere felice. Il mio lavoro consiste nel rendere felici gli ospiti. E quando ci riesco sono contenta. È l'unica cosa che mi interessa davvero. Mi auguro di cuore che questa spiaggia porti ancora più gioia nella tua vita. Benvenuti. Hey, eccoci qua. Salve, benvenuta tra di noi. Oh, grazie. Salve. È splendida. Annalisa, ti presento Shilpa. Ah, ti piacere conosco. Di conoscerti. Sei la ragazza del quadro. Oh. Ciao, Jackson. Ciao, Annalisa. Com'è andato il volo? Bene. Ok, allora andiamo. Vieni. Andiamo. Vieni, questo è il mio nuovo mondo. Concentrati, ok? Sei pronto? Sì, maestro. Sono pronto. Bene, molto bene. Il tuo nemico sta arrivando. Questa è la tua grande occasione. Combatti con lui.
Io ti ho insegnato tutto, ora tocca a te. Sri, ricordati le regole. Certo. Splendido guerriero. Ascolta, abbiamo combattuto contro lo straniero per ottenere la nostra indipendenza nel 1947. Adesso è per una ragazza. Te ne devi andare. Questa è la nostra terra. E ricordati di non mettere più piede qui. Ecco, tieni. Devi darmi retta. Non devi cercare di batterlo con la forza, bensì con l'astuzia. Adesso è arrivato il momento di vendicarti di chi ti ha rubato la ragazza. Devi fare a sua sorella quello che lui ha fatto a Shilpa. Per prima cosa devi fare finta di amarla. Poi mettila incinta e lasciala al suo destino. Nessuna esitazione. Devi fargli vedere di che pasta siamo fatti. Noi del Kerala rispettiamo la sacralità dei nostri valori. Il mondo occidentale, invece, se ne frega altamente. Tira fuori la rabbia che hai dentro e ripaga lo straniero con la sua stessa moneta. Pensando. Shilpa, ma tu mi ami ancora? Io non ho mai smesso di amarti. Sì, l'ho capito. Ciao. Oh, il grande guerriero. Oh. Ti ho veramente ammirato. Oh, beh, grazie. Anch'io, sai, tu mi piaci tanto, sul serio. Ehi, hey, Lorenzo! Ehi, hey, Shilpa! Buongiorno! Buongiorno. Senti... Sono pronta. Sei pronta? Sei davvero bellissima. Ah, no, no, hai frainteso. Volevo dirti che sono pronta a posare di nuovo per il tuo quadro. Evviva! Quando tu sei vicino a me, ma questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Alberi infiniti, amore mio. Quando tu sei vicino a me, tutto wow. Quanto diventa la strada dei colori. Questa stanza intorno a te non ha più pareti, ma alberi. Alberi infiniti. Ti amo come se mangiassi il pane spruzzandolo di sale, come se alzandomi la notte bruciante di febbre bevessi l'acqua con le labbra sul rubinetto. Ti amo come qualche cosa che si muove in me quando il crepuscolo. Bella giornata, vero? Perché sei così allegro oggi? Sono così felice perché Shilpa poserà per il mio quadro. Se io con un dito la mia ragazza, io ti capisco totati. Mettila, ma che fai? Lascialo, sei impazzito. È vero che hai accettato di posare per lui? È vero, non voglio che il quadro resti incompiuto. Ah, il suo quadro. Tanto prima o poi me la paghi. Adagio, adagio, Shilpa. Piano, così. Scendi molto lentamente. Avanti, dammi la mano. Ah.
Adesso ti cade qualcosa a terra e tu ti chini per raccoglierla. Dai, Shilpa, non ti devi vergognare. Fallo. Chinati. Adesso senti qualcuno che ti chiama. Ok, guarda laggiù, verso un punto lontano. Sì. Ehi, Shilpa, aspetta, aspetta. Non riesco a starti dietro. Andiamo, rallenta un po'. Shilpa, io ti amo. È fantastico. Wow, splendido. È davvero bellissimo. Siamo tutti molto contenti, Shilpa. Questo è un gran giorno per te. Sri è innamorato di Annalisa e sono felice per lui. Non prova affatto rancore. Ciao. Ehi, tesoro. Bella serata, vero? Che mi dici di sposarci? Cosa? Ti ho appena chiesto se mi vuoi sposare. Che c'è? Beh, sì, allora? Sì, 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 sì. Mettimi sì, giù. Ma è meraviglioso. Giù, ho paura di cadere, dai, sì. Ti prego. Love penetrates the heart of me. Your heart inside my heart with beads and hand coerced to be one as name. Out in the moonlight, with the smell of dream flowers, snowdrops that flow from the grass with life. Ghosts in the sharpened breath of earth. Ghosts in a sharpened reservoir. It's me and you, in deep desire and love. The dark clouds covers moon as to be one, one, one. The eyes of you are close, the lips are lovely wet. The river is hot and cool with rhythmic movement. Yes, that's love. Flows from me, that sucks by you, the blue river. Wind is hot, just yes, you are hot, in and out of body. Love that comes to you, me alone. And it's me alone, me alone. You and me are always one with emotion, desire. What a lovely touch, the girl of dream and passion. Dream and passion, dream and passion. The feel that you woke to me in romantic lover.
romantic lover, romantic lover. Ciao, Sri. Sono venuto solo per parlarti di lavoro. Sei libera la settimana prossima? Sì, sì, beh, sono libera. E come procede la tua storia d'amore con la ragazza straniera? Cosa? Di chi stai parlando? Ah, guarda che so tutto. Perché fai finta di non sapere che parlo di Annalisa? Ma che dici? Stai scherzando, Shilpa? Smettila, Sri, so che esci con lei. Perché non mi dici come va? Sei proprio una sciocchina. Non sono innamorato di quella forestiera. E allora? Fingo di esserlo per vendicarmi di Lorenzo e ripagarlo con la stessa moneta. Ma nel mio cuore c'è soltanto una ragazza. E sei tu, Shilpa, quella ragazza. Se non mi credi, puoi chiederlo a Mumar Matai. È lui che mi ha dato questa bella idea. Già. Sarà uno scoop con i fiocchi. Ci puoi contare? Sì, beh, sì, certo. Che ti è saltato in testa? Di che cosa stai parlando? Si può sapere che hai detto a Sri? Cosa? Io non gli ho detto proprio niente. Figurati se mi sono sognato di raccontargli della tua relazione con il pittore. Sarebbe diventato una furia. Lo sai quanto è geloso Sri? Non è questo. Sei stato tu che hai suggerito a Sri di fare finta di essere innamorato di Annalisa per vendicarsi di Lorenzo. Ma che cosa dici io? Forse per te sarà anche divertente, ma hai una pallida idea di quanto lei soffrirà quando lo saprà? E tu non pensi a quanto soffre il povero Sri? Ti ama fin da quando voi due non eravate che dei bambini. Se scopre che ti sei innamorata dello straniero, forse potrebbe commettere qualche pazzia. Non voglio consigli da te. Te ne ho appena dato uno. Matai, stai rovinando le nostre vite con i tuoi maledetti consigli. Sei solo alla ricerca di uno scoop. Ma che ho fatto di male? Mi sono messa di nuovo con Lorenzo perché credevo che Sri si fosse innamorato di Annalisa. Ed è tutta colpa tua. Mi dispiace, Shilpa. No, ora mi devi una spiegazione. Perché hai suggerito a Sri di fare una cosa così brutta? Quando lo straniero è tornato qui, ho capito... Che cosa? Quando Sri saprà che ami lui, almeno avrà Annalisa vicino. E forse soffrirà un po' meno. L'ho fatto soltanto per questo, mi devi credere. Mi stai dicendo che Sri corteggiava Annalisa dietro consiglio di quell'idiota? È proprio così. E non ho idea di come reagirà Lorenzo quando verrà a sapere tutta la verità. Forse Sri ha sbagliato in buona fede perché ti vuole troppo bene. Forse pensava che in questo modo ti avrebbe fatto ingelosire. Io avevo già rotto con Lorenzo un anno fa, ma poi lui all'improvviso è tornato di nuovo nella mia vita. Non essere triste, Shilpa. Le strade del destino sono tortuose, ma sono sicuro che si risolverà tutto. Accidenti, devo riuscire a metterla a fuoco. Vediamo se... Matai! Dammi le foto. Non ho scattato foto, stavo soltanto dando un'occhiata. Parlo delle fotografie che hai fatto alla cerimonia della consegna del quadro, dammele. Ecco, vedi, quelle foto sono in stampa, per essere... Ma come non le hai ancora stampate? Sì che l'ho fatto, solo che... Non prendermi in giro, ne hai fatte molte, ti ho visto, tirale fuori. Le voglio mandare in Italia. Ecco, quelle foto non sono venute molto bene. Dai qua. Sono venute tutte sfocate. Sono un po' mosse, sì. Un po', ma va al diavolo. Ci voleva proprio. Prima dell'indipendenza eravamo i vostri servitori. Adesso invece le cose si sono invertite. Massaggiami le gambe. Un massaggio? Sì, un massaggio. Ah, ho capito. Mi scusi, maestro. Ma sei asciutto pazzo. Mi scusi. È un modo di fare un massaggio. Con dolcezza. Ok, ok. Mi scusi, maestro. Ma quanti allievi frequentano il suo corso? Ne tengo talmente tante. E ne ho avuti così tanti che ho addirittura perso il conto. Un esempio, K.J. Yesudas è stato mio allievo. Poi non so quanti altri, chi se li ricorda, me li dovrei scrivere. E poi anche A.R. Rahman. È quello che ha vinto l'Oscar. E scarpe? No, e scarpe, io vado in giro scarpe. Lei ha mai vinto l'Oscar? Ah, ti ho detto che le scarpe non mi servono, le detesto, fanno venire i calli. A me mi piace camminare, cantare, andare in bicicletta e senza scarpe, capì? Conosce Rasul Pukuti? Pukuti? Sì, Rasul Pukuti. Ah, carità, non me ne parla. Dopo un paio di bicchierini divento anch'io Pukuti. Oh, fantastico. Per favore, maestro. Possiamo incominciare la lezione? Vorrei imparare qualcosa. La prego. Ma certo, bene. Certo. Ma piglia due o tre bottiglie di questa roba e incominciamo subito, ok? Muovete, ya, forza, muovete e vai, vai. Va bene, va bene. Tre bottiglie, vado, capito? Ho bisogno di carburante. Va bene, maestro, vado subito. Ma
m'hanno scritto sto cartello saggio musicale di fine anno? Tuo lavoro. Buonasera, signore e signori, e benvenuti. Grazie ai miei preziosi insegnamenti, molti dei miei allievi hanno raggiunto il successo. Il nostro artista straniero è uno di questi. Grazie. E sono lieto di comunicarvi che è diventato un grandissimo cantante. Su questo non ci sono dubbi. Adesso ci canterà una delle bellissime canzoni che ho composto io. Sono molto onorato di avere qui questo artista completo che allieterà la nostra serata con la sua splendida voce che ho educato e raffinato con i miei insegnamenti così richiesti ed apprezzati da tutti. Il nostro artista viene dall'Italia ed è felice di cantare per voi. Accogliamo con un caloroso applauso Lorenzo Fabbri. Prego. Grazie, grazie, sono commosso. Il riflesso della luna nella notte sparviera. La barca alla deriva che portava i corvi neri. Io mi sentivo tutto solo e abbandonato, ma sparisca dentro il mio cuore spasimato. Ma, maestro. Ciao Annalisa, come va? Ciao. Ciao. Qualcosa non va? Sri mi ha ingannata. Oh, ha recitato una parte? Fingeva. È stata una mia idea. Cosa? Una tua idea? Annalisa, non te la devi prendere. È molto, molto meglio che Sri se ne vada. Adesso ci sono io, no? Nel Kerala ci sono tanti ragazzi simpatici. E io sono qui. E ho dentro al mio cuore tanto, tanto amore da offrire a te. Fatti abbracciare, vieni. Sparisci! Annalisa! Ti odio. Ti stavo giusto cercando perché devo darti una notizia importante. Che cos'hai da dirmi? Avanti. Shilpa e Lorenzo, lo straniero, stanno per sposarsi. Ora si trovano nel resort a Somataram per festeggiare le prossime nozze. Disgraziato! Io ti... Perché te la prendi con me? Sai che ambasciatore non porta pena. Faccio io la festa. Spacco tutto! Spacco tutto! Tutto! Sei impazzito! Smettila! Via! Vattene subito! Sparisci! Non me ne vado se prima non do al forestiero la lezione che si merita. Lasciatemi entrare! Toglietemi! Fatemi passare! Fatemi passare! Mi dispiace, non puoi entrare. E voi perché state tutti dalla parte dello straniero? Quel disgraziato mi ha portato via la ragazza! Sono i nostri ospiti, non sei autorizzato a entrare. Io non posso entrare, ma invece lo straniero... può fare quello che vuole. Lei è la mia ragazza. Voglio vederla. Non ci riguarda. Non puoi entrare. I dipinti di Ravi Varma, le opere da sogno, il quadro compiuto, quello rubato, con questi discorsi ha sedotto la mia fidanzata. E io non ci sto. Per favore, vai via di qui. Chiama il proprietario. Voglio parlare con lui. Lo conosco molto bene. Figurati se non mi fa entrare. Partiremo per una bellissima Non vedo l'ora. Straniero!
Io ti ho avvertito un sacco di volte. Lo sai che con me non si scherza. Con la scusa del dipinto mi ha rubato la fidanzata e la vuoi portare nel tuo paese. Ma io non Ehi, lo permetterò. Amico, smettila. Non sono tuo amico, ricordatelo. No, no. Tu non conosci ancora la forza prego, degli uomini di Kerala. Ho detto di lasciarlo stare. Togliti di torno. Cane rognoso venuto da un altro paese. Mi ti dici prego, come diavolo l'hai fatto. Stare. Tu non ti mischiare. Male, no, per favore, ti prego. È solo colpa mia. Non ho mai smesso di amarlo. Cosa? Sì. No, Shilpa, non cercare di salvarlo. Credimi, Shri, non posso fare a meno del suo amore. Ho aiutato la tua famiglia da quando ero ragazzo. Ho lavorato senza sosta perché tu potessi studiare. Avrei accettato qualsiasi altra cosa, tutto tranne questa. Mi avevi detto che non l'amavi più. Come l'hai incantata questa volta? Voi stranieri siete tutti uguali, perché crederti? Non sto mentendo. Lo straniero che è qui davanti a te ama davvero questa ragazza del Kerala. Vieni, te lo dimostro. Seguimi. Guarda. Ho fatto tutti questi dipinti con Shilpa. Dopo che ci siamo lasciati. Vedi? Non c'è niente da dire. Io non sono un pittore, ma da quando ero bambino ho dipinto 1000 tuoi ritratti e li custodisco nel mio cuore. Ma non posso più aprirlo per mostrarteli, perché il mio cuore ormai è chiuso. Shilpa! Eh? Che fai qui, Siri? Che cos'altro vuoi? No, zio, io non ho fatto niente. C'è qualcuno che mi vuole incastrare. Sta zitto! Non ti voglio neanche sentire. Shilpa, per favore, credimi. Zitto! Una volta ti amavo, Siri. Ti amavo e ti rispettavo. Invece adesso provo orrore soltanto a guardarti. Non hai potuto farlo, Siri. Quanto odio hai nel tuo cuore? No, non fare così. Calmati. Calmati. Guai a te se osi avvicinarti ancora a mia figlia. Shilpa, non sono Vattene stato Vattene e non tornare più. Devi venire con noi, Sri. Sei in arresto per tentato omicidio. Avanti, seguici. Su, muoviti. Prego,
Voglio vederlo, posso entrare? Mi dispiace, non sono permesse le visite, così hanno disposto i medici. Dottore, come sta Lorenzo Fabri? Purtroppo è molto grave, non so se ce la farà, mi dispiace. Lascialo stare. Signore, continua a non parlare. Non ti basta? Ne vuoi ancora? È meglio per te se parli e confessi. Come faccio a confessare un crimine che non ho commesso? La confessione è soltanto una formalità. Lo sanno tutti che sei stato tu, perciò ti conviene parlare, altrimenti peggiori la situazione. Signore, quando è stato commesso questo crimine, io mi trovavo a Cochin, ero andato lì a lavorare. Non sono stato io. Giuro che non so niente. Perché non l'hai detto subito? Signore, non mi è stato permesso. Va bene, per ora basta così. Però per il momento starà in cella. Dobbiamo verificare il suo alibi e scoprire il colpevole. Sì, signore. Chi ha tentato di uccidere lo straniero? Noi siamo innocenti, signore. C'è il proprietario del locale, signore. Parla, cos'è successo? Ieri sera questi signori stavano tutti a bere nel mio locale. C'era qualcun altro con loro? Sì, signore, con loro c'era anche Munar Matai. Munar Matai? Sì. Andate a prenderlo. Fermati! Torna qui, faccio fermati adesso. Fermati! Dai, senti il motore. Senza benzina è difficile, signore. Cercavi di scappare, eh? Purtroppo è finita la benzina. Parla! Cos'è successo in quel locale? Tu eri lì. Aveva detto che voleva bere qualcosa e siamo andati lì. Ci siamo divertiti, questo sicuramente. E forse c'è stato qualche bicchiere di troppo. Abbiamo passato un po' di tempo insieme. Di la verità, chi ha tentato di uccidere lo straniero? Sì. Certo. Io credo di sapere chi è stato, ma non posso esserne sicuro. Non ti credo. Parla. Di la verità. Avanti, parla. Giuro, ho detto la verità. Confessa. Avanti, parla. Confessa. Parla, ti ho detto. Parla. Forse adesso ricordo. Sì, che ricordo. È stato Johnson. Sei sicuro di ciò che dici? E questo vino è tanto buono. Ed è lì. Fabri. Fabri, dove sono io? Che hai fatto? Che hai fatto? Sei impazzito! Che questo resti tra noi, nessun altro deve saperlo. Tutti sospetteranno di Sri. Io non posso fare a meno di Shilpa. Perché non hai parlato? Perché non hai detto la verità? Parla! Ero un testimone e per paura ho perso completamente la testa. Hai tradito il tuo amico e l'hai ucciso per una ragazza, disgraziato! Pronto? Signore, Fabri ha ripreso conoscenza. Molto bene, ora vengo. Mettilo sotto chiave. Mi dica cosa è successo. Mi ricordo di essere caduto dalla bicicletta. Qui c'è qualcosa che non quadra. Pronto? Parla! Che cosa hai visto? Ok, parlo! Sri perderà Shilpa. E anch'io la perderò. Non posso permettere che uno straniero porti via una ragazza così bella. La verità viene sempre a galla, sei in arresto. Congratulazioni. Grazie, Balahara.
i miei migliori auguri. Grazie. Tutto è bene quel che finisce bene. Vi auguro tanta felicità. Ti ringrazio, Candy. Il destino aveva scritto che dovevate stare insieme. È Dio che guida il nostro destino. Ciao. Ciao. Ok, Lorenzo. È l'ora della partenza. Non ti sono stata molto vicino, ma adesso hai tua moglie. Mi dispiace che parti. Ti auguro tanta felicità. Anche a te, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. 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 Non vada via. C'è una persona che le vuole parlare. Portatelo qui. Ma che succede? Sri! Guardate! È lui! Davvero? Sì, guardate! Ti prego, Sri. Capito? Già, sì, guarda. È così? Sì. Ottima scelta. Ma... Sì. Vi auguro ogni bene. Annalisa, perdonami. Guarda! അകലിനിന്ന് ഒഴുകി വന്നു ഞാൻ മധുരനാദാഞ്ജലി എൻ ഹൃദയ ഛായാതലം തന്നിൽ ഒരു നിറക്കാഴ്ചയല്ലോ നീ രാവിൻ മാറി തലോടാൻ പകൽ ചാഞ്ഞിടുമ്പോൾ കടലിനലകളും കരളിനൊലികളും തുടരും സ്വരസാധകം വരയും കുറിയും ചായം തേടുമുടൽ അതിലെൻ വിരലി മീട്ടു പ്രേമഗസൽ. Love penetrates the heart of me, your heart inside my heart with beads and hand curls to be one as name. Out in the moonlight with the smell of dream flowers, snow drops that flows from the grass with life. Ghosts in the sharpened reservoir. Ghosts in the sharpened reservoir. It's me and you in deep desire and love. The dark clouds covers moon has to be one, one, one. The eyes of you are close the lips and lovely words.